Ringrazio, Presidente. L'esito di questa precedente votazione è preludio probabile di quello che accadrà per la successiva. E, Presidente, nell'andare a illustrare la ragione per la quale abbiamo chiesto l'urgenza come gruppo Lega Nord sul disegno di legge 544, non posso esentarmi dal rimarcare alcune incongruenze riguardo alla votazione che si è appena conclusa, a partire dal fatto che si sta parlando di richiesta di procedura d'urgenza, Presidente, per un disegno di legge di iniziativa popolare. I cittadini hanno sottoscritto questo disegno di legge e l'hanno sottoscritto nel 2012 decine di migliaia di cittadini, e noi oggi si deve procedere alla richiesta di procedura d'urgenza perché la considerazione che è stata data a questi cittadini è pari a quella della carta straccia. Questo è offensivo nei confronti della democrazia. E la responsabilità a cui viene richiamata quest'Aula di Senato con questa nostra richiesta di urgenza è quella di confrontarsi con il diritto democratico dei cittadini ad avere delle risposte su un disegno di legge di rango costituzionale di iniziativa popolare. Ebbene, Presidente, quanto noi chiediamo che sia sollecitamente posto nel calendario dei lavori dell'Aula riguarda la proposta di legge a sua prima firma di indizione di un referendum di indirizzo popolare che abbia come tema quello dell'Unione Europea. Perché, Presidente, ricordiamo che in data 11 maggio 1989 si è svolto un referendum di indirizzo indetto con legge costituzionale, anche in quel caso, sul conferimento di un mandato costituente al futuro Parlamento europeo, in cui si chiedeva al popolo di esprimere un parere sulla necessità di trasformare la Comunità europea in una effettiva unione. Nel corso degli anni, Presidente, l'Unione europea ha via via esteso il proprio potere di intromissione nelle decisioni interne di ciascuno Stato sovrano, ben al di là delle effettive competenze autorizzate dai trattati. E più di una volta sotto il ricatto di non concedere linee di credito indispensabili per affrontare i problemi finanziari dei singoli paesi, l'Unione, insieme al Fondo Monetario Internazionale, ha condizionato le scelte strettamente politiche dei vari governi, democraticamente eletti, non confrontandosi all'interno di questi paesi con i propri popoli, se non nel caso, come è avvenuto qualche giorno fa, con la Grecia. Questo crescente potere delle istituzioni dell'Unione Europea, rafforzatosi attraverso successivi trattati istitutivi, si è più volte scontrato con il voto popolare, come ben dicevamo, che ovunque ha sottoposto a parere tramite referendum la ratifica dei trattati, ha ricevuto sonore bocciature. Nel nostro Paese, Presidente, non si è mai potuto avere un vero confronto popolare su questi temi, come sull'architettura istituzionale e i poteri dell'Unione Europea, perché con troppa superficialità è sempre stato liquidato tutto dicendo che ciò è vietato dalla Costituzione italiana. Una previsione, questa, che quando è stata concepita non poteva certo tenere conto della sostanziale eccezionalità dei trattati dell'Unione Europea e della situazione che si sarebbe venuta a verificare e che può ancora essere facilmente integrata con leggi costituzionali ad hoc, come quella di cui proponiamo l'urgenza, o forme significative di coinvolgimento popolare, appunto il referendum. I trattati di fatto dell'Unione Europea vengono a configurarsi sempre più come un corpo esterno al sistema dell'Unione, con accordi che vengono fatti tra gli Stati, ma non in quanto membri dell'Unione, bensì in quanto soggetti dell'ordinamento istituzionale internazionale. E aggiungo un inciso: attenzione, perché siamo all'alba di altri trattati e accordi internazionali, colleghi, come il TTIP,
da cui saranno estromessi i cittadini in quanto a capacità di poter emettere una parola, se non verranno sottoposti a referendum. E in questo momento, in questa fase, ciò non è ammissibile. Questo è quello che deve essere anche ricordato. Da tempo ormai viene sollecitata in sede parlamentare e politica un'attenta riflessione sull'opportunità di ulteriori cessioni di sovranità nazionali non contemperate da garanzie su come e quali condizioni tale sovranità sarà trasferita. È ormai necessario garantire un confronto popolare nelle forme previste dalla Costituzione prima di procedere ad ulteriori deleghe di competenze e poteri di istituzioni sovranazionali tali da porre in discussione la sovranità stessa del Paese. Da tempo è giunta l'ora, se vogliamo dare un futuro a questa Europa, di uscire dagli schemi dogmatici delle istituzioni già esistenti e di ragionare semmai su un progetto politico europeo che superi gli Stati nazionali, oggi in piena crisi di fatto, svuotati da ogni sovranità. Non potrà cambiare in meglio finché non ci metteremo seriamente a lavorare per un'Europa dei popoli e delle regioni, fondata sulle persone, sulle loro culture ed identità, anziché sull'aridità del mercato, della finanza e, aggiungo, e non sul lavoro, perché oggi in Europa si parla di finanza e non di lavoro. Oggi l'Europa, Presidente, è a un bivio: o si va verso una vera integrazione del nucleo centrale dei paesi che la formano, cioè verso un vero Stato federale d'Europa, verso quella che chiamiamo da tempo l'Europa dei popoli, oppure si va verso un veloce declino, una manovra recessiva dietro manovra recessiva. Nel 1989, Presidente, con legge costituzionale si decise di consentire un referendum di indirizzo per dare mandato al Parlamento europeo di attuare la trasformazione delle comunità europee in un'unione effettiva, dotata di governo responsabile verso il Parlamento. Nella stessa occasione si affidò al Parlamento europeo di redigere un progetto di Costituzione europea da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi competenti degli Stati membri. Quindi si voleva creare un'Europa che avesse una Costituzione, non solo dei trattati. Un'Europa dunque che fosse di tipo federale, non una mera associazione di Stati. Dato che tutto ciò è venuto meno, non si comprende, Presidente, come il popolo non sia mai stato più chiamato a pronunciarsi su questi temi, come se avesse dato una delega in bianco, senza poter decidere su temi come l'entrata nell'euro, con la relativa accettazione di un cambio pregiudizievole, piuttosto che sul fiscal compact o sul meccanismo europeo di stabilità, con decisioni che invece condizionano e condizioneranno la nostra politica economica per anni e su cui le future generazioni non potranno avere più parole da dire. Ora, Presidente, giungo a conclusione di questo intervento. Questo disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare, lo ricordiamo, sottoscritto da decine di migliaia di cittadini, giace dal 2012. Giace dal 2012 in attesa di essere posto in discussione in Parlamento, all'attenzione del Parlamento. Non è un atto dogmatico, è un punto di partenza, onorevoli senatori, e non si può definire irresponsabile la richiesta di porre all'ordine del giorno una proposta di legge di iniziativa popolare, ancorché la stessa possa essere modificata nel contenuto. E anche noi, se allora in quel momento vedevamo ad esempio nel pareggio di bilancio un punto di raffronto con gli altri Stati europei, ora siamo qui a dire il pareggio di bilancio inserito in Costituzione non va bene, ma se ne deve discutere, serenamente e liberamente. E giunge paradossale, ripeto, Presidente, che si sia all'alba di un nuovo passaggio di revisione costituzionale in questa Camera e non si ha il coraggio di parlare e di affrontare un disegno di legge costituzionale che dia voce ai cittadini su scelte che ci stanno passando sopra la testa. E aggiungo che il governo vuole liquidare con un intervento che farà il ministro Padoan domani, solo con 5 minuti di intervento per ogni gruppo.
Questo è il vero scandalo, tappare la voce e la bocca ai cittadini impedendo un referendum e liquidando quello che è accaduto in Grecia con 5 minuti di intervento per gruppo. No, Presidente, noi chiediamo l'urgenza su questo disegno di legge che in una parola nel suo quesito fondamentale riporto per inciso. Ritenete voi che il Parlamento europeo debba redigere un progetto di revisione degli attuali trattati europei, trattato dell'Unione europea, trattato sul funzionamento dell'Unione europea? Questo è il nocciolo della nostra richiesta. Ritenete voi, senatori, che questo disegno di legge di iniziativa popolare debba essere posto in votazione urgentemente? Perché questo è quello che ci chiedono i cittadini dal 2012.